Grazie Presidente. Ma noi siamo qui oggi in Consiglio per affrontare un dibattito ed un confronto politico, si spera il più leale possibile, rispetto a novità sul panorama politico regionale del Lazio, a novità certo non trascurabili. Anzi, a salienti novità. Quindi, prima di tutto, avremmo gradito che questo confronto politico si fosse fatto prima dell'allargamento di questa maggioranza, dell'allargamento in giunta, perché questo avrebbe significato, prima di tutto, il rispetto delle istituzioni. Nella fattispecie il rispetto della istituzione Regione Lazio, perché da sempre, se andiamo a vedere la storia del nostro paese, la storia di questa regione, non è la prima volta. Anche nella tanto vituperata Prima Repubblica ci sono stati dei cambi di maggioranza, ma prima che questo avvenisse ci furono serrati confronti politici. Si dibatté sui nuovi programmi, perché quando si amplia la maggioranza vuol dire che si va a formare poi un nuovo programma politico, e quindi si sarebbe stato opportuno fare un confronto. Avrei ascoltato con piacere, ad esempio, tutta una serie di consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, avendo letto le dichiarazioni di questi giorni, di queste ore. E cosa ne avrebbero pensato? Perché dopo il dibattito si sarebbe dovuto presentare in consiglio, avreste dovuto presentare un documento politico sul quale votare e quindi esprimere un voto e dopodiché far nascere una nuova giunta regionale. Invece mi sembra che avete fatto esattamente l'inverso, cioè prima avete fatto degli accordi, sono stati nominati due nuovi assessori, per noi per certi versi cose normali, siete sempre voi, mi riferisco ai 5 Stelle, che ogni accordo che si faceva in una istituzione l'avete sempre definiti accordi di palazzo, accordi nelle segrete stanze. Beh, questo voglio dire è un accordo richiamando il vostro vocabolario che avete fatto nelle stanze. Dopo venite in aula a cose fatte, a dire al Consiglio regionale che c'è nel Lazio da oggi, anzi da ieri, una nuova giunta. Ma questo sarebbe il meno, e comunque c'è ovviamente un'azione, c'è stata un'azione che ha totalmente, non ha rispettato, anzi ha calpestato questa istituzione. Ma questo sarebbe meno di fronte al fatto che il sistema elettorale regionale, perlomeno il sistema elettorale del Lazio, dico del Lazio perché sappiamo che ci sono anche nelle regioni sistemi elettorali diversi, c'è un sistema elettorale maggioritario, con l'elezione diretta del Presidente della Regione. Quindi il Movimento 5 Stelle si è presentato in una lista totalmente contrapposta a quella del centrosinistra, come era contrapposta a quella del centrodestra, ovviamente. Vi siete presentati in competizione, in concorrenza, vi siete presentati con dei programmi diversi e, come si suol dire, ve le siete anche date e ve le siete anche suonate, perché adesso non c'è tempo di ricordare tutto quello che vi siete dette nelle due che vi siete detti nelle campagne elettorali passate, 2013 e in ultima 2018. Quindi è chiaro che, insomma, credo che ci sia la possibilità di sottolineare tutta una serie di aspetti. Addirittura in aula questa mattina ho ascoltato un capogruppo di maggioranza che ha cercato di buttare la palla nell'altra metà campo e ha parlato di scomposizione del centrodestra. Guardate, intanto io credo, quando arrivano questi momenti di verità,
l'importante è sempre essere con la schiena dritta e sempre avere quel valore importante, non negoziabile, che è il valore della coerenza. Io credo che in questo Fratelli d'Italia possa anche oggi, in quest'Aula, affrontare questo dibattito con tutte le carte in regola. E questo poi mi auguro anche per gli altri, per quanto riguarda gli altri i nostri alleati. Ma Fratelli d'Italia sicuramente sì. Quindi il centrodestra non è scomposto, il centrodestra è unito. Credo che sarebbe bene chi oggi milita nel campo del centrosinistra che guardasse, diciamo, dentro casa propria, che quindi guardasse ai propri problemi. E guardate, non ci sfugge, perché ormai, insomma, ritengo che siamo un po' tutti addetti ai lavori, non ci sfugge che questa alleanza politica che nasce a livello nazionale e che voi state poi, diciamo, portando all'interno di tutti i territori regionali, territori cittadini, è una scelta di sopravvivenza. Il campo del centrosinistra, diciamo che ormai non esiste quasi più, c'è solo un PD sempre più in decrescita, un Partito Democratico sempre più debole, tant'è vero che, insomma, quando arrivò Zingaretti era un partito che militava intorno al 22%, se non erro. Oggi addirittura i sondaggi lo danno al 16-17%, e chiaramente l'interrogativo di tutti quanti i militanti del PD è dire: ma al prossimo appuntamento elettorale con chi noi ci alleeremo? E quindi io capisco lo sconcerto da una parte, e questo stesso sconcerto è nei 5 Stelle, perché i 5 Stelle, voglio dire, che sono entrati in politica con questa azione, diciamo, e questa volontà di smontare tutto il sistema antisistema, poi piano piano, in maniera abbastanza ipocrita direi e subdola, sono entrati non solo nel palazzo, ma sono entrati poi a prendere le leve del comando. E siccome queste leve mi pare che sono molto gradite e non si vogliono mollare, ovviamente i 5 Stelle hanno fatto lo stesso ragionamento: con chi ci alleeremo noi alle prossime elezioni politiche, alle prossime elezioni amministrative, regionali, alle prossime elezioni ma di Roma? E quindi ecco perché nasce, diciamo, questa alleanza. Però è evidente che, al di là del vostro arrampicarvi sugli specchi e quindi dire che le alleanze si fanno su identità diverse, insomma, sì, è vero che le alleanze si fanno anche tra soggetti diversi, ma soggetti che devono, diciamo, condividere uno stesso programma, soggetti che devono avere gli stessi ideali, soggetti che devono avere gli stessi valori. A noi pare che questo non c'è mai stato. Poi può essere pure che a noi sfugge qualcosa. Fino adesso non ci avete convinto, però siccome, diciamo, verba volant e scripta manent, noi abbiamo tutta una serie di atti, di interviste, di dichiarazioni che voi avete fatto. Mi riferisco ad esempio all'assessore Corrado, poi il collega Righini farà meglio di me, perché il collega Righini c'era la scorsa legislatura e quindi ricorderà tutti gli attacchi violenti, anche perché c'è modo e modo di attaccare una maggioranza, gli attacchi violenti della collega Corrado, la quale lei dice nel Lazio nessuna alleanza con Nicola Zingaretti, no al patto con Zingaretti, nessuno dia per scontato alleanze tra PD e 5 Stelle alla Regione Lazio, nel Lazio restiamo opposizione, solo la malafede, quindi noi saremo quelli in malafede, o l'interesse personale può giustificare il non capire la differenza tra un accordo in Parlamento, e qui condividiamo l'analisi, e un accordo strutturale sui territori regione, dove vige un sistema elettorale diverso a diretta elezione del Presidente. Siamo d'accordo con lei, Assessore, ma proprio per queste ragioni che dicevo poc'anzi, non era ammissibile, non era pensabile e non è giustificabile una cosa del genere. Dopodiché, ho vissuto sulla mia pelle le inefficienze, il declino del sistema sanitario laziale, il paziente è morto, questo, sai, Zingaretti, insomma, potrei andare molto avanti, ma queste sono cose gravi che sono scolpite chiaramente nella testa dei vari elettori del Lazio. Per non parlare poi dell'assessore Lombardi, che disse
che dopo 5 anni questa specie di apprendista, perché poi guardate, insomma, in politica ci vuole sempre rispetto. Come vedete, noi potremmo dire qualsiasi cosa oggi, dopo tutte le vostre piroette, la vostra incoerenza, potremmo dire qualsiasi cosa. Però siamo sempre, come dire, responsabilmente contenuti, perché chi ha il senso delle istituzioni deve essere sempre, diciamo, contenuto nel modo di porsi, nel modo di esprimere le idee. Ma la Lombardi disse che il governatore è una specie di apprendista, non ha fatto nulla, altro che professionisti della politica. Zingaretti è un miracolato dalla politica, cioè, è anche molto offensivo questa cosa. Da 30 anni viene pagato per fare comizi elettorali, stipendiato dal PD, tanto che quando si candidò alla provincia chiese e ottenne un paracadute di 8.000 euro al mese dal partito, mentre l'Italia e il Lazio erano a un passo dalla crisi economica. Le imprese iniziavano a subire i primi contraccolpi, eccetera, eccetera. E poi, lo ha citato oggi un nostro collega, il famoso Hic manebus optime, no? Quindi la citazione in latino della Lombardi, caro assessore, le rispondo che sentenziam mutare turpe est. Detto questo, faccio un passaggio e mi arrivo alla conclusione, Presidente, per quanto riguarda il Partito Democratico. Sarebbe, diciamo, simpatico... L'unica cosa, sì, io non ho interrotto nessuno oggi. Sì, Presidente, molto... però io ho visto altri colleghi consiglieri che hanno preso 13-15 minuti, quindi mi pare che sono 15 anche... erano capigruppo, non siamo no, 20 capigruppo e 10... 20. Ho visto consiglieri, se va a vedere. Guardi, ho visto... Probabilmente, comunque conclude. Mi scusi. Per quanto riguarda il presidente Zingaretti, che ha affermato ha avuto delle dichiarazioni molto, molto pesanti in questi giorni, che hanno spiazzato, non credo, solo gli elettori, i militanti del PD, ma anche noi, perché anche quella frase, diciamo, rimane scolpita nella testa di ognuno di noi quando dice che nel PD si vergogna, mi vergogno del mio partito, del PD, si parla solo di poltrone e primarie. Quando un generale si vergogna del proprio esercito, credo che non ci sia nient'altro da commentare. Però io credo che si possono vergognare anche tanti elettori e tanti cittadini, non solo di come ha gestito, visto che è al governo da 2 anni, il Covid, più di 100.000 morti, ma ricordo anche i 500.000 posti di lavoro persi, i 300.000 che si sono ormai arresi e un milione di poveri che è aumentato. Per non ricordare tutto quello che sta avvenendo nel Lazio, il PTPR, che sicuramente è una trama per un bravo regista per realizzare un film dell'horror, una regione totalmente bloccata, altro che crescita, altro che cambiare passo, anche tutte parole, Presidente Zingaretti, che ormai ha annoiato chiunque, cambiare passo, ha parlato di etica, di onestà, di correttezza, ma insomma ci vuole anche un po' di coraggio. A lei, dopo tutto quello che ha fatto, a citare queste parole. Per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda i fondi strutturali, l'altro giorno il ministro Franco in commissione bilancio ha ricordato che solo il 48% di risorse sono state spese, e in quel 48% c'è anche la media del Lazio, quindi il fallimento della spesa dei fondi strutturali. Figuriamoci con la nuova programmazione, figuriamoci se arriveranno le risorse dei recovery plan. E poi il tema delle infrastrutture, la semplificazione. Solo nel Lazio abbiamo 1 miliardo e 400 milioni fermi da anni, perché non si riescono a rendere le opere cantierabili, altro che Roma Latina, eccetera, eccetera. Quindi io, Presidente, chiudo dicendo che ovviamente dal punto di vista nostro politico, anche per un pizzico di egoismo politico, va bene, più andate avanti così e più credo che per noi sarà facile il nostro percorso, saranno più facili i nostri appuntamenti elettorali. Certo, credo che oggi avete aperto una nuova pagina, sicuramente, ma una brutta pagina di un PD che si va ad alleare con una forza, diciamo, totalmente contrapposta e senza nemmeno aver avuto il garbo di almeno cominciare ad allargare la maggioranza con partiti che vi erano più vicini, perché parliamoci chiaro, insomma, Italia Viva è una costola del Partito Democratico. Quindi io comprendo l'intervento di questa mattina, molto, molto, diciamo, in imbarazzo, ovviamente, della collega Tidei. Quindi addirittura siete passati sopra come dei carri armati
a un partito che è un pezzo, è una costola del Partito Democratico, invece avete allargato e avete fatto, diciamo, questa alleanza totalmente anomala con i 5 Stelle. E capisco anche l'imbarazzo del collega Cavallari, che so che poi dopo interverrà, e credo che quando ha fatto, diciamo, questa scelta, non credo che si immaginasse questo nuovo schema, questo schema politico. Quindi comprendo, posso comprendere, spero di non sbagliarmi, le sue difficoltà e il suo imbarazzo. Presidente, chiudo dicendo che avremmo voluto qui in aula fare questo dibattito al momento opportuno, invece questo dibattito, diciamo, avviene e si vede anche oggi, diciamo, la mancanza anche totale di attenzione, perché avviene su cose, diciamo, già decise, su cose già fatte. Grazie.